amico Nanook, che era stato presentato anche al Festival del Cinema di Roma, proprio in Alice nella città. Ne parliamo dando subito il benvenuto al nostro ospite, perché ci ha raggiunto in studio Brando Quilici. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, felice di essere qua. Brando Quilici, che firma parte della regia di questa storia e secondo me firma la parte che tutti avremmo voluto firmare. Questa del film è la storia di un bambino e di un orsetto. Il mio amico Nanook è appunto un orsetto polare. E questo ragazzo così si decide di restituire alla natura e soprattutto restituire alla sua madre, a sua madre, questo orsetto che si è trovato in qualche modo dentro casa. Brando, tu firmi le parti artiche del film, cioè il ritorno a casa di questo orsetto. Il ritorno a casa dell'orsetto. Che sono la parte più straordinaria del film, perché ci sono una scenografia che nessuno scenografo avrebbe potuto inventare. Soprattutto io ero l'unico che poteva stare veramente vicino all'orsetto, perché lì la troupe erano 120 persone, tutti volevano toccare questo cucciolo di orso polare, perché era incredibilmente buffo. Innanzitutto già da come camminano fanno morire da ridere. Poi lui, essendo molto giovane, aveva 3 mesi quando è arrivato sul set, inciampava, cascava, si arrabbiava, era proprio un personaggio. E la nostra grandissima fortuna è stata che Luke, che poi è un attore che si chiama Dakota Goyo, anche lui di suo amava molto gli animali, perché ha un labrador con cui la madre ci racconta che fa delle cose incredibili. Quindi quando questo orsetto voleva giocare, invece che giocare, aveva anche un cane per giocare con lui, l'orsacchiotto. Invece l'orsacchiotto andava direttamente da Luke e giocavano. Ed è una cosa molto tenera, perché cucciolo l'orsacchiotto, cucciolo Luke che ha 13 anni, tutti e due senza madre, perché Luke nella storia, la madre di Luke è una ricercatrice di global warming, di surriscaldamento del globo, quindi passa tutto il suo tempo sulla banchisa, sui ghiacciai fuori lì a studiare questo problema. Quindi Luke è un po' da solo e è un bel giorno una mamma orsa gigantesca entra in questo villaggio, come sempre di più succede nei villaggi artici, perché i ghiacci stanno sciogliendo, quindi questi orsi cercano da mangiare. Questo alla ricerca di cibo. Vanno alla ricerca di cibo nelle discariche, purtroppo. E questa mamma orsa enorme da 350 kg entra nel villaggio e di notte, e i ranger la vedono, arrivano proprio nella casa di Luke. La orsa aveva sfondato il garage e stava cercando da mangiare qualche cosa dentro il garage. Arrivano i ranger, la addormentano e la portano via. Ora, il destino di questi orsi catturati nel villaggio non vengono assolutamente uccisi e neanche portati in uno zoo, quelli la prima volta, ma vengono caricati su un elicottero, su una rete di un elicottero, e portati una 50 di chilometri di distanza, come se li portassero a Civitavecchia da noi. Però a nord, lì la banchisa è formata, è più dura, e da lì poi gli orsi vanno in cerca delle loro foche da mangiare. Il problema della nostra mamma orsa invece, che lei era con un cucciolo, aveva questo piccolo cucciolo di 3 mesi, il quale cucciolo si era già infilato nel garage e si era nascosta. Quindi quando hanno catturato la mamma orsa, i ranger non hanno visto la cucciolina. Ora il cucciolino, quello che veramente fa scattare la molla della grandissima avventura tra i ghiacci di Luke, che ne vedrà di tutti i colori, perché lui pensa che questi 50 km da qua a Civitavecchia in 4 ore con la motoslitta li fa, invece ovviamente incontra le balene, incontra gli orsi, insomma va incontro a un sacco di avventure. Però lui pensa: questo piccolo cucciolo, se non lo salvo io, non lo riporto io dalla madre, i ranger non prendono la briga di andare a cercare l'orsa madre, lo mandano allo zoo, quindi è finita la libertà per lui. Insomma, si lancerà in questa avventura. Ti interrompo perché un nostro ascoltatore dice: io non vedo l'ora di andare a vedere il film con mio figlio, perché non l'abbiamo ancora detto, è un film sì per tutti e per tutte le famiglie. E ci dice pure, aggiunge un altro messaggio: non ci raccontate tutto. Che carino, ha ragione. Ci fermeremo. Quello che però volevo chiederti è, nel girare tutte le scene appunto tra i ghiacci, sì, di questo film, hai utilizzato un'esperienza lunghissima che tu hai in quelle zone. Sono luoghi che conosci bene. Vi dico una cosa divertente: l'esperienza che io ho in quei luoghi non è tanto servita a girare. È servito, io ho scritto la storia, poi sono andato in giro per il mondo per cercare di finanziarla. Prima tappa è stata la Medusa, che sono stati bravissimi e mi hanno dato la possibilità di partire, ma dopo mancava ancora il 90% dei chilometri da percorrere.
E ovunque andavo, in Canada, in America, alla fine abbiamo trovato anche finanziamenti in Abu Dhabi, tutti mi dicevano, ma questo film è impossibile da realizzare. Bellissima storia, ma è impossibile da realizzare, perché non è un'animazione che è finta. Il film è vero, girato nella regione degli orsi polari, con gli orsi polari che li puoi toccare con le mani. Ed è stata lì che la mia esperienza di documentarista mi ha aiutato, perché io scena per scena avevo fatto uno storyboard con un artista inglese bravissimo e scena per scena gli ho spiegato come pensavo di girarlo. Le musiche di Philip Glass fu addirittura quella... La mia serie sì. precedente, cioè. Assolutamente sì. Sulle musiche è stato un grosso problema su questo film, perché noi avevamo, vabbè, io avevo avuto la fortuna di usare le musiche di Philip, che conosco personalmente, sì. Kurt, che è il suo produttore. Questo era per la serie Nell'Artico, fatta nel 1990. Poi per questo film qua, che io ho scritto con Hugh Hudson, che è un famoso regista, il suo film ha preso 4 premi Oscar, aveva fatto Momenti di Gloria, Hugh Hudson è molto amico di Vangelis. Vangelis ha scritto le musiche per il nostro promo, con cui andavo in giro per il mondo per cercare il finanziamento. Però poi, siccome è una coproduzione Italia-Canada, purtroppo il musicista è caduto nella divisione dei compiti, è caduto ai canadesi, e ti devo dire, per tanto bravi che sono i canadesi, il musicista è anni luce da cosa avrebbe fatto Vangelis, che era molto interessato a fare musica in questo film. Comunque, senti, l'orso ha coperto il ruolo di tutti, è talmente simpatico. Colonna sonora a cura dell'orso. Ma sai che lui parla tutto il tempo, l'orsacchiotto, eh? Loro hanno un'espressione continua, tra l'altro. Gli orsi grandi adulti non fanno così tanti versi, ma gli orsacchiotti piccoli, lo vedete nel film, chiacchierano tutto il tempo. È un unico orso quello che avete utilizzato, un unico orso cucciolo che è stato difficilissimo trovare. L'orso è nato ovviamente in cattività in un acquario in Cina ed è venuto con 4 babysitter cinesi. Fantastico. È stato sul set 2 mesi e si divertiva sulla neve, perché lui poverino in Cina non aveva mai visto la neve, perché sta in acquario bellissimo, enorme come SeaWorld, però sempre acqua. Il primo giorno è creato sulla neve e nel film abbiamo girato la scena, è divertentissima. Ha iniziato a danzare, a saltare da una parte all'altra, che non riusciamo più a fermarlo da quanto era contento. Senti, tra le persone che sei andato a cercare per trovare un finanziamento al film, c'era anche la Disney, cioè questo film si sarebbe potuto fare in animazione oppure no? Guarda, quando siamo stati a Los Angeles, proprio la capa dello sviluppo della Disney, che si chiama Karen Tenkoff, ha letto la sceneggiatura e mi ha detto, guarda, questo a noi ci piacerebbe, ma noi riteniamo che le famiglie vogliono vedere film in animazione. E questo, io ho detto, guarda, hai ragione, quando tu fai una cosa che è inventata, è giustissimo, io ho adorato tanti film di animazione, però questo, il fulcro di questo film qua è un cucciolo di orso polare, nessuno ha la possibilità di vedere un cucciolo di orso polare così vicino. Pensa che i bambini squimesi facevano la fila il pomeriggio a venire a vedere il cucciolo da vicino, perché loro, anche se lo vedono, ci stanno ben lontani per non incorrere nella madre, quindi ha un'attrazione, ha un fascino incredibile questo cucciolo, fa delle smorfie, è proprio molto espressivo, e io non credo che con la finzione della animazione avremmo fatto giustizia a un cucciolo di orso polare. Tra l'altro nel film si scopre un mondo che è quello dell'Artico, perché appunto hai citato per esempio gli eschimesi, quindi certo. Una popolazione che vive sui ghiacci, ci sono altri animali che fanno capolino proprio certo. Dai ghiacci, no? Non soltanto l'orso polare. Ecco, questo mondo come vi ha accolto quando lo avete raccontato? Una delle cose belle dell'Artico, in due parole, la cosa più importante, che credo il messaggio più importante del film, a parte la storia di tenerezza tra il bambino e l'orso e la mamma che perde il suo figlio e lo ritrova sui ghiacci, queste due storie parallele, per me il messaggio importante, che non viene mai esplicitato ma si vede, è che questo immenso deserto di ghiacci, che è così importante per il clima di tutto il mondo e soprattutto delle latitudini più a sud, come per esempio noi in Italia, questo mondo di ghiacci in realtà è un mondo pieno di vita, perché se tu consideri, per 3 mesi all'anno è sempre buio perché il sole non sorge mai, però come il sole sorge e si aprono questi canali che si chiamano lid, dove l'acqua viene colpita dai raggi del sole, il plankton esplode in una fioritura che non c'è da nessun'altra parte del mondo, milioni di creature marine, mammifere marine, balene, orche, capodogli, uccelli, arctic fox, volpi artiche, orsi, caribù. Tutti questi milioni di animali si radunano in queste zone che chiamano oasi polari. Noi abbiamo girato nell'oasi polare della baia di Hudson, che sono, come dire, da qua a Milano, posti immensi.
pieni di animali, questi animali non vedono mai l'uomo, e quindi quello che è straordinario è che non hanno paura. Pensa che noi stiamo facendo una ripresa subacquea, che è proprio all'inizio del film, di una balena beluga, sono queste balene bianche, e abbiamo un operatore bravissimo scozzese, ma anch'io mi sono immerso perché ho questa passione, l'avevo già fatto varie volte. A un certo punto una di queste beluga era così curiosa di vedere questo strano essere con una muta subacquea rossa, che è venuta a prendere, prima gli ha fatto due giri intorno e ti guardano, ma non sono cattive, poi è venuta, ha preso con la bocca la mia pinna per giocare, ha iniziato a tirarla per giocare fino a che me l'ha staccata, e io c'avevo una macchina pesantissima in mano e un po' mi strozzavo dal ridere. Quindi questi animali non hanno paura dell'uomo, e questa è la cosa straordinaria che viene fuori dal film, perché questo, anche quando si vede insomma che il piccolo orso vede sua mamma, è un orso polare da 350 kg, quell'orso se ti tocca, ti taglia. Tira la pinna ti stacca, sì, il piede. Sì, l'orso. Però lo vedi, e siamo nella regione dove questi animali non hanno paura dell'uomo, ed è questa la cosa bellissima, per quello che non si poteva fare in animazione, perché io ho visto... Voglio solo dire questo, lasciatemelo dire, la mia enorme emozione. Io lavoro in televisione, a volte abbiamo la fortuna, quando lavoro con National Geographic, i film vanno in 140 paesi, in 33 lingue, soddisfazione enorme. Però il fatto di andare in sala, e domenica scorsa ero a Torino, e vedere in sala 300 persone che guardano il tuo film, e vedo padre, madre, figlio, figlio di 6 anni, figlio di 5 anni, figlio di 11, e che sono così attratti da questo mondo, da questa storia di amore che c'è, è una situazione che non ti danno, la televisione non ti può mai dare. Senti, facevi riferimento, ed è un altro degli elementi che viene portato nel film, no, di questa insomma enorme continente di ghiaccio che in realtà va ritirandosi, esatto, secondo le statistiche, rispetto anche a quel serie bellissima che hai girato negli anni 90, rispetto all'esperienza di ritorno poi in questi anni, che differenze hai notato? Purtroppo la situazione è questa: nel 90, quando io sono andato a fare i primi documentari, stavano appena scoprendo gli effetti dell'effetto serra, cioè avvenendo. A oggi si sono persi una superficie di banchisa pari a 5 volte l'Italia. Ora dice, ma perché questa banchisa è così importante? Perché tutta questa zona immensa di ghiacci controlla la meteorologia. Sono due elementi. Uno, tutta questa zona immensa di ghiacci controlla la meteorologia del resto del mondo. E quindi questa perdita di una superficie così enorme di ghiacci, cosa vuol dire? Non vuol dire solo che abbiamo perso tutta questa parte di ghiacci, ma il sole che colpisce d'estate l'acqua, ovviamente l'acqua si riscalda molto più che il ghiaccio, quindi questo immenso serbatoio adesso di oceano artico, che è diventato di nuovo acqua, si riscalda molto di più ed è esponenziale, si sciolgono sempre più ghiacci. Quello che vorrei dire, che è importante, velocissimo, e che hanno notato gli scienziati che stanno veramente studiando molto attentamente tutto questo, hanno notato che questo scioglimento di ghiaccio avviene di più nella parte dell'Alaska e della Siberia, per qualche misterioso motivo. Quindi, fortunatamente, almeno la grandissima parte del Canada del Nord e della Groenlandia è più protetta, e quindi gli orsi, che hanno necessità per mangiare, di avere la banchisa, perché? Perché gli orsi mangiano solamente foche, perché l'orso polare bianco è carnivoro, mentre il grizzly e l'orso bruno sono onnivori, mangiano tutto. Lui mangia le foche, e poi può mangiare una carcassa di una balena, può mangiare un trichecco, ma mangia, è carnivoro. Non riesce a catturare le sue foche se non ha la banchisa, perché la povera foca, quando è in acqua e l'acqua è sciolta, non la acchiappa mai l'orso. Però quando c'è la banchisa, la foca deve bucare la banchisa per venire a respirare, e là è l'orso che l'aspetta. Quindi questa perdita di banchisa provoca che questi orsi sono affamati, e provoca il fatto che sempre di più vanno verso i villaggi, con pericolo per chi vive nei villaggi e pericolo per gli orsi, che vengono sparati molti. Comunque la speranza è, in due parole, questo bisogna dire, è importante, e poi c'è il WWF che sta facendo una campagna fantastica su questo, la speranza è che nella regione che è tra il Canada e la Groenlandia, che comunque è una regione immensa, venga vietata la caccia all'orso polare, che ancora esiste ed è una vergogna, e i pozzi petroliferi che stanno cercando, che purtroppo sebbene sembrano dei puntini microscopici, una mappa immensa, arrecano dei grandissimi problemi di ecolocazione, di pollution e compagnia bella, questi pozzi non vengano fatti nei parchi. Perché allo stato attuale sono progetti di fare una serie di pozzi petroliferi proprio nei parchi. Cioè, sono possibili le trivellazioni nei parchi? Sì. Vi facciamo sentire una clip da Il mio amico Nanook. Finalmente hai smesso di tremare. Grazie a Nuvo e Eta. Sono persone speciali. Sì, è vero. Siamo noi quelli che stanno distruggendo la loro cultura. Bello. E loro ancora ci accolgono a braccia aperte. Ah, stai ciucciando, eh? Che cos'è? Ti manca la mamma?
Non lo sai, dovremmo dargli un nome. Qui danno nomi a tutto, anche alle cose. Ma non per avere il controllo, per non lasciare un vuoto quando non ci sono più. Allora? Come? Nanook? Nanook, ti piace questo? Cosa significa Nanook? In Inuit significa orso vagabondo. In Inuit, che è appunto la lingua di quelli che noi chiamiamo eschimesi, questa parte, le persone, gli attori che appaiono nel film sono attori professionisti, sono no. popolazione allora, del luogo? Cioè, giusto, allora devo dire, i tre attori che fanno il film sono tre attori di Hollywood, anche Dakota ha fatto film della Disney, Real Steel, che credo quello con sì. i robot, che era sì, molto famoso. In cui faceva il figlio di Hugh Jackman. Esattamente. Poi ha fatto adesso il film Noah, dove faceva Russell Crowe da giovane, cioè Dakota è un bravissimo attore. Poi Goran, lo avete riconosciuto tutti, è l'attore che ha fatto Iar. È il medico serbo di Iar. Esattamente, ed è tra l'altro un bravo attore, si è prestato a fare delle cose incredibili con le motoslitte, poverezza. E poi la madre di Dakota, anche lei è una famosa attrice americana, Brigitte Moyen, ha fatto Io Robot. E poi anche una parte in Sex and the City, insomma ha fatto vari film, quindi loro il cast sono attori e devono essere così perché avevano delle cose da fare difficili, tempeste, balene, salta di qua, salta di là, ci vogliono attori professionali. La parte invece degli Inuit, che comunque è molto corta nel film, sarà 3 minuti, 2 minuti la parte con gli Inuit, però ci voleva per dare un minimo di cultura a questo mondo di ghiacci. Questi sono tutti Inuit balenieri che i produttori erano ansiosissimi, com'è che io ho fatto andare l'aereo apposta a prenderli, perché i veri balenieri che si vestono in un certo modo, perché sono tutti vestiti poi di bianco, perché si nascondono tra i ghiacci e tutto certo. quanto, hanno un loro modo di parlare, di mangiare, di fare, e io volevo avere proprio quelli originali, e ce l'abbiamo nel film, dura 2 o 3 minuti la sequenza, ma è molto 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 realistica. Ed è importante che restituisca insomma quell'elemento di realismo. Prima di salutarci, il piccolo orsetto a chiusura delle riprese, è stato facile separarsi oppure? No, difficilissimo, guarda, difficilissimo. Abbiamo avuto una decina di giorni di, come si dice, di sofferenza, perché lui non doveva più girare negli ultimi giorni, e era lì, ci si andava a giocare, ci si andava a parlare, soprattutto il bambino Dakota, che ormai aveva una relazione, perché l'idea geniale del trainer è stato non di spiegare all'orsetto come fare certe scene, ma anche non c'era tempo, ma di insegnare a Dakota, il bambino di 13 anni, a stare con un orso polare. Quindi Dakota sapeva dargli da mangiare il latte, sapeva giocare, sapeva come fare attenzione a non farsi graffiare con le unghie, che sono come dei rasoi. Quindi Dakota ha sofferto molto. Bene, tutto però questo credo al che abbia fatto un'esperienza che non dimenticherà per tutta la vita. Il mio amico Nanook lo trovate al cinema, grazie a Brando Quilici per avercelo raccontato e per averci raccontato un'esperienza credo straordinaria. Sì, arriva un messaggio, amo questo regista. Quindi ti giriamo un SMS. Grazie ancora. Grazie a voi, grazie. A